E soprattutto un affetto e una passione che continua, non c'è altro. Io vedo che molta gente compra delle squadre di calcio per farsi conoscere, altri sostengono una squadra di calcio per farsi perdonare qualcosa. Io mi sono trovato una squadra di calcio e naturalmente ci ero affezionato e mi auguro che lo sia anche le generazioni. Quegli anni lì furono anni molto difficili. Nel 2004 mio zio Umberto mancò, dunque poco più di un anno i due leader storici della nostra famiglia e delle nostre attività non c'erano più, che erano stati i nostri riferimenti fino allora. Nel 2004 però fu anche l'anno dove mi sposai e di nuovo quello fu un Finkelwurf, proprio un momento di cambiamento dove da una serie di anni molto negativi e molto difficili in qualche modo ci siamo riaffacciati al futuro. Fu anche l'anno in cui Sergio Marchionne assunse le responsabilità di amministratore delegato del gruppo Fiat e iniziamo tutta una serie di Unthinkable. Ascolta, io ti dico una cosa, Innocenzo, forse se ti comporti bene, quando farò il ribaltone, tanto lo farò perché io vivo per quello, fare il ribaltone, buttare tutti di sotto alla poltrona, io ti salverò, forse. Sulla gazzetta è alla FIFA, quindi ora diventa. Io con Blatter ne ho già parlato, con Walter Gagge ne ho già parlato. Magari se ti capita di parlare con Walter, diglielo che è una proposta intelligente. Calmo, un evento che non c'è, poi c'è. Un tempo che vale tutto il tempo. La Juve scende a Rimini con assenze importanti. No, assolutamente, io sono molto contento di essere qua per quello che rappresenta Ciro, quello che ha rappresentato e quello che sta facendo tutt'oggi per la società. I risultati lo dimostrano sia sul campo che tra i forni. Giraudo, che è una persona, diciamo, in questo caso, che ha pensato a se stesso, fregandosene di quello che la condanna, perché ricordiamo che lui oggi vive a Londra e ha il problema soltanto di dover lavorare e di levarsi di mezzo questi processi. In qualche modo l'ha quasi voluta questa condanna, purché fosse veloce. Gli scudetti che abbiamo vinto, noi sappiamo quelli che abbiamo vinto e quella è una cosa importante. Calciopoli per noi è un fatto archiviato. Ha detto una cosa straordinaria, ha detto precisamente che si è incontrato il 31 dicembre 2004 a Marrakech, 3 mesi dopo a Parigi, con John Elkann, che gli ha chiesto di entrare nella Juve e rinnovare la dirigenza. Se tu fai i due soldi di conto cronologici, nel 2004 ancora non era scoppiato niente, è scoppiato nel 2006, anzi il 2004-2005 è l'anno delle intercettazioni. D'altra parte per me era difficile anche non coinvolgermi in una gara oceanica, avendo un figlio che si chiama Oceano. Gli scudetti della Juve sono 29 e la terza stella ha portato i tifosi a essere più concentrati sulla squadra e quindi in parte a dimenticare o a non ricordare tutti i giorni quelli che sono stati, quelli che erano i torti che loro ritenevano di aver subito. Si è creato evidentemente un'atmosfera migliore. Io, muovendomi per come mi muovo per la città di Torino piuttosto che per tutti gli altri posti dove vado, ho la maniera di incontrare molte persone che mi riconoscono, perché ormai la mia faccia è diventata la faccia del presidente della Juventus. E vi posso dire che i giovani tifosi o i giovani in generale sono assolutamente solidali, nel senso hai fatto bene, vai avanti così. Lavorate, Presidente, guarda, hai fatto bene, vai avanti così, concentratevi, andate avanti, e lo trovo molto stimolante, perché poi insomma i giovani sono anche quelli che ci devono dare l'indirizzo per il futuro. Le persone di media età, hanno qualche atteggiamento critico, quelli anziani come me sono i più rancorosi. Ma il TAR perché non riproviamo, non andiamo al TAS, andiamo a Lugano, andiamo di qua, andiamo di là, rifacciamoci dare gli scudetti. E quelli che dico che hanno l'età come me, anch'io tendo a essere un po' rancoroso e invece io credo che a questo punto questo debba essere considerato un capitolo archiviato.
Ma non è una questione di essere nel CDA o meno. La famiglia è vicina alla squadra, lo testimonia mio cugino John, lo testimonia Lapo, il mio amore per la squadra è inalterato. Quindi da questo punto di vista la famiglia è sempre vicina alla squadra. La mia non ha una presenza a titolo personale, per la passione che condivido con loro per la Lega. Cosa si prova ad avere due campioni del mondo in casa? Una sensazione assolutamente straordinaria, non sono due campioni della vita. Che abbiamo bisogno di 5 anni per vincere di nuovo. Ho detto 2 anni fa che per ricostruire una squadra con i campioni che avevamo prima, che abbiamo dovuto lasciare andare per salvare la società 2 anni fa, serve tempo e servono alcuni anni per vincere, anche perché siamo la Juve, pensiamo che già quest'anno dobbiamo vincere titoli. Cioè, per questo mi è sembrato sempre molto dura la punizione che è stata data da Juventus, perché gli sono stati tolti non solo 2 campionati, ma gli è stato tolto anche il futuro. A questo punto direi basta, basta di critiche che ci sono attorno, quella che tutto che posso leggere, tutto quello che posso sentire. Chiedo un po' di rispetto, un po' più di rispetto per il lavoro fatto complessivo. Qualche cosa di oscuro e di poco chiaro, al di là adesso della sentenza sportiva e della sentenza diciamo del tribunale ordinario, è avvenuto, perché quello è un buco nero dal quale o qualcuno parla e dice sì, c'è stata una lotta intestina per cui abbiamo scelto questa strategia, o se no... E si sente molto violentino, quindi sì, parlando. Non è sempre una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi del Milan, ad esempio? No, faccio niente, rispetto per i tifosi del Milan. Vogliamo un po' di verità, sono 4 anni che ci state prendendo in giro, insomma. Penso che tutti devono tifare l'Inter. Un stadio nuovo, un stadio dedicato alle famiglie, poi un stadio che sarà pronto a fine maggio. Perché questi sono potentissimi, arrivano a questo che è praticamente il procuratore della Repubblica. Tiene sotto lo schiaffo il presidente del tribunale. Questa madonna, ripeto, questa partita di Napoli arriva al momento giusto, perché si dà la possibilità di recuperare velocemente energie, anche mentali, devo dire, che vediamo di che passa. Penso che perdere a Napoli, ci hanno perso per anche squadre, anche negli scorsi, non è che la Juventus a Napoli abbia fatto sempre man bassa. Ma sicuramente questa era una partita, onestamente, che il pronostico potevamo anche perdere. Disgraziatamente non arrivati quarti, che cosa succede? Che arriveremo dal quinto posto in giù, evidentemente. Mi sembra che la Juventus abbia, e mio figlio in primis, abbiano dato un grande esempio, no? Qualche anno fa ho ascoltato le interviste prima di Oliviero Bea e di Vittorio Feltri, no? Hanno detto speriamo che adesso si faccia una pulizia generale, no? Nel mondo del calcio. Ma i tifosi... Mi sembra che la Juventus l'abbia fatto prima degli altri. No, da questo punto di vista e quindi credo che quando si tratterà di tirare fuori grinta e come stiamo... E questo lo dico da tifoso, che quello che è importante è che le squadre per cui uno tifa siano in grado di tenere i risultati nel tempo e non essere soggetti a momenti e dunque tanti fuochi di paglia. Questo passa per un maggior coinvolgimento nella vita della società da parte dei tifosi. Affinché i nostri tifosi arrivi un messaggio chiaro di quella che è la situazione. Ma l'esposto che abbiamo presentato è molto dettagliato e a nostro giudizio fondato, quindi non è anche le parità di trattamento, ma un esposto molto preciso sulla revoca di uno scudetto.
se giuridicamente sarà dimostrata la correttezza della società e i vari procedimenti che sono ancora aperti, sicuramente valuteremo azioni revocatorie di riassegnazione dei titoli. Qualora venissero dimostrate l'innocenza dell'operato della società, allora potremo valutare eventuali azioni di riassegnazione. Prossimo deve essere l'anno della riscossa. Io sono qui tranquillo davanti a voi a dirvi che questa è chiaramente una minchiata e quindi sarebbe anche il caso di evitare. Portando avanti invece il discorso molto importante col governo di far passare la legge che agevola la creazione degli stadi. I giovani bisogna che sentano, perché vuol dire non adagiarsi su delle cose comode, ma cercare sempre il meglio, il punto d'arrivo, quello a cui credono poter ottenere con giustizia.